oggi è una bellissima occasione perché qui festeggiate, perché qui siamo nell'area feste di Casola, però è una giornata speciale perché c'è la consegna dei premi. Allora, devo dire che Casola delle Olle ha sempre delle iniziative all'avanguardia, cioè coglie sempre il massimo di quello che può essere il riconoscimento anche ai personaggi della zona. Sotto l'aspetto culturale hanno già messo in cantiere la stampa di 2 o 3 libri, so ce n'è un altro in arrivo, cioè devo dire che sotto l'aspetto culturale, anche per poter attirare turisticamente la gente, bisogna chapeau, voglio dire, quindi non eccetera. E oggi c'è questa manifestazione già studiata da un po' di tempo e che di conseguenza speriamo abbia successo, un buon risultato, ecco. Questo nome, Casola delle Olle, cosa significa? È rievocare una tradizione e un'attività che nel passato veniva fatta nel nostro comune, no, soprattutto nella nostra frazione. E quindi era un'attività che è fiorente nel 600-700, poi è andata scemando però. Ma cosa facevano? Raccoglievano dell'argilla, veniva lavorata, cotta e creavano delle pentole per la cucina, per le varie attività dei contadini. Chiaramente poi l'attività si è evoluta e venivano anche decorate per le famiglie più agiate, ma l'attività inizialmente era rivolta all'attività contadina della zona. Senta, oggi in onore della vostra sagra avete pensato di fare dei premi con questi manufatti proprio in terracotta. Noi abbiamo cercato di dividere questo premio, questo riconoscimento in 3 filoni: alle aziende, ai personaggi che si sono distinti per la storia, per la scienza che stanno portando avanti, e ai personaggi proprio del nostro territorio. Infatti oggi premiamo circa 10 persone. Noi vorremmo portarla avanti anche nel tempo. Valentino, lei è un altro riconoscimento che gli viene conferito. È un riconoscimento molto importante, e ho ricevuto altri riconoscimenti anche a scala internazionale, ma questo per me ha un sapore e un valore particolare perché è riconosciuto dalla comunità. Quindi quando una comunità, le persone che ci circondano, che convivono in uno stesso territorio, riconoscono un merito, per me è motivo di grande orgoglio. Come ha preso questa bella sorpresa? Ma una sorpresa piacevole, perché qualsiasi attività nel territorio è benvenuta. Quindi venire qui a Casola a parlare proprio dei legami delle persone col territorio è una cosa che mi fa piacere. Poi sono posti bellissimi, fa piacere rivederli, li ho visti in passato, ma adesso sono ancora più freschi, nonostante la stagione. Dà l'impressione proprio che qui ci sia un bel rapporto anche delle persone con l'ambiente, ecco, certamente. Ci sono i problemi in questi territori, delle comunicazioni per i ragazzi che vanno a scuola, delle spopolazioni che comunque ci sono perché è più difficile andare al lavoro, però sono sempre posti stupendi, anche un piacere ritrovarsi qui. Abbiamo l'unico imprenditore del comune di Terenzo, è il signor? Luigi Eva, sono il titolare insieme alla mia famiglia dell'azienda Equipage, l'azienda che produce pantaloni dal 1979. Quest'anno è un traguardo importantissimo perché è il nostro 45° anniversario. Quindi un'occasione in più per festeggiare, direi. Assolutamente sì, l'occasione giusta. Intanto è una giornata che ci riempie di onore e di orgoglio poter ricevere questo premio, un riconoscimento che viene dalla popolazione stessa per l'attenzione che abbiamo avuto sia per il territorio sia per le persone che vivono qui e per tutto quello che abbiamo intenzione di continuare a fare nei prossimi anni. Cosa ne pensa di queste iniziative che fanno queste associazioni? Sì, sicuramente questa in particolare vuole premiare
quelli che sono stati imprenditori, in particolare di questa zona e in particolare delle nostre montagne. Credo che in queste zone si sia creata una sinergia tra quella che era il mondo agricolo, il mondo rurale e anche il mondo, diciamo, dell'imprenditoria, della meccanica, del mondo dei motori. Infatti c'è anche l'ingegnere Dall'Ara che è venuto ospite oggi. Quindi credo che in queste zone ci sia una cultura del lavoro che debba essere preservata, ed è il motivo per cui è importante anche per noi presenziare a questa premiazione di oggi e a queste feste che comunque tengono vivo anche nel periodo estivo questi territori. Insomma, molto importante poi per la montagna e il mondo rurale in generale.